Ragazzi, come avete visto, io sono veramente sincera, onesta, sono qua veramente, rischio di andare in galera. Ciao ragazze, sono qua al supermercato. Allora, avevo pensato di fare un video con la mia nenzina con i prodotti Garnier. Parlo a bassa voce perché sono a rischio di linciaggio, squalificazione. Spesso voi mi chiedete, ma gli shampoo Garnier come sono, non come sono? Quindi io sono andata a fare una missione segreta a guardare questi incidi di shampoo Garnier, perché molti non sono buoni. Ragazze, fate attenzione, io spesso di molti me ne parlo bene perché hanno buon incidi, non hanno silicone, ma non tutti. Ad esempio, guardiamolo in diretta, ad esempio c'è stato questo qua, Tesori di Miele l'ultra dolce, che andiamo a vedere l'inci, all'inizio sembra fatto bene, poi a un certo punto c'ha l'amo di miticone, che non va assolutamente bene con silicone, quindi questo qua lo bocciamo. Questo qua com'era bello fucsia, però c'ha un po' di quaternium. Allora, questo qua mo vediamo, praticamente sembra fatto bene, proseguiamo avanti con gli ingredienti e sì, c'ha vari pori quaternium e poi c'ha anche conservanti che sono cessori di formaldeide, quindi non vanno bene, lo bocciamo. Guarda questo, mi piace. Allora, questo qua è Fructis Grapefruit Tonic, capelli normali e spenti, questo già ce lo dice, senza siliconi e senza parabeni, quindi dovrebbe essere buono. Andiamo a controllare, e infatti sì, questo qua, questo lo compriamo. Poi Oliva Mitica, problema Oliva Mitica non sono buoni ragazze, perché praticamente questa cosa dell'oliva ti trae un po' con inganno, tu dici ah, l'oliva è naturale, vai a leggere e praticamente ci sono una serie di PEG che comunque sono sintetici. E oltretutto c'è anche qua l'amo di miticone come Tesori di Miele, quindi anche questo qua lo bocciamo. Controllo anche il balsamo per sicurezza, ma già so che comunque non andrà bene. Qua l'amo di miticone è addirittura al quarto posto, quindi è proprio tutto silicone questo qua. Sapete che comunque i prodotti con i siliconi per capelli li danneggiano, perché comunque li fanno sfibrare e seccare. Io ho appena fatto lo shampoo con uno shampoo naturale senza silicone e cioè i capelli, guardate, lucidissimi, anche senza silicone sono lucidi e belli. Lo spray schiarente, sì, esatto, di Carlita Dulce. Questo pure c'è l'amo di miticone, cioè. Quindi ho controllato la mia assistente Nancy, quindi non va bene. Balsamo, allora questo qua per capelli più pieni e corposi, Nancy vuole per forza comprare qualcosa di fucsia. Allora questo qua in pratica c'ha, ma questo è un balsamo, sì, allora è un balsamo, c'ha il bentrimonium, c'ha comunque vari ingredienti. Questo qua sembra fatto bene, lo sai, ma lo shampoo com'era? No, lo shampoo non andava bene perché c'era il dimenticone? Sì, e mi pare strano che qua non ci sia, controlliamolo bene. No, qua c'era il poliquaternium 30, lo so. Ah, ok, e i conservanti, quelli là, cessori di formaldeide. E qua invece mi pare di no, controlla anche tu, che questo forse lo salviamo per il rotto della cuffia. Questo qua invece è olio repair 2 in 1, capelli secchi danneggiati o spenti, questo c'ha il dimeticone, come potete leggere, quindi lo bocciamo. E questi qua, la camomilla, controlliamoli un po', balsamo crema, Quaternium 80, il Quaternium 80 è un silicone, quindi lo bocciamo anche questo. E Tesori di Miele abbiamo controllati, controlliamo anche questi qua. Questo Fructis, che comunque anche Fructis fa parte di Garnier. Color Resist Shampoo Fortificante della Fructis invece c'ha il dimeticone, guardate qua, quindi lo bocciamo. Posiamolo. E questo qua l'abbiamo controllato? No, vediamo pure questo qua, lo shampoo meraviglioso. Andiamolo a controllare, ultra dolce, questo c'ha la cocamide che non mi piace, alcuni PEG e che no, anche vanno bene, e l'amo di meticone, ecco qua l'amo di meticone che quindi ce lo fa bocciare del tutto, bocciato. Poi, ah, questi qua invece, questi sono quelli che sono buoni, è vero? Sì. Perché sono praticamente 96% biodegradabile, e sono buoni. Io adesso li compro e poi farò un altro video in cui farò anche una recensione proprio di utilizzo.
è un altro shampoo che piace tanto alla, alla Nenzina, è vero Nenzi? Perché è buono per i capelli grassi. È buono per i capelli grassi, è molto purificante e l'Inci è veramente buono, fatto bene, quindi lo compriamo. Controlliamo anche il balsamo perché molto spesso le ragazze ce lo chiedono. Allora, nel balsamo c'è il Quaternium 80, metti a fuoco, dannata, fotocamera, eccolo qua. Il Quaternium 80 è un silicone, quindi ce lo fa bocciare, purtroppo. Lo shampoo sì, balsamo no. Prendi questo, voglio controllare questo qua, latte vegetale idratante, mi affascina questo qua, voglio controllarlo. Anche qua c'è il Quaternium 80. Fate attenzione al Quaternium 80 perché, come avete capito, è un silicone, quindi va assolutamente evitato. Poi veniamo a questi, all'olio di avocado e il burro di karité. Allora, questo qua c'ha la cocamide mea, che comunque un ingrediente un po' aggressivo. Per il resto comunque non è male come prodotto. Questo non è male come prodotto, potrebbe anche andare bene. Se avete capelli delicati, la cute sensibile no, però si può provare. Il balsamo invece è assolutamente promosso. Facciamolo vedere il balsamo, eccolo qua. Allora, questo qua quindi lo promuoviamo e lo compriamo, è molto buono. Veniamo a questi qua, alle Enné, che spesso mi chiedete anche questi qua perché non vanno bene. Adesso vediamo subito. Lo shampoo sto appurando adesso che l'Inci è stato cambiato, difatti adesso non ci sono siliconi, quindi anche questo è promosso. Controlliamo anche il balsamo. Balsamo i balsami sono quasi tutti purtroppo con dimeticoni, infatti anche qua c'è il Quaternium 80 bocciato. Questo olio repair 3 purtroppo dobbiamo bocciarlo perché c'è il dimeticone, eccolo qua, ecco il dimeticone, quindi lo bocciamo. Nel balsamo c'è l'amo dimeticone, quindi bocciamo anche il balsamo, eccolo qua. 5 piante lo sapete, è promosso e strapromosso, anche sul mio blog vi ho fatto diversi post sui prodotti Garnier, l'ho sempre promosso. Il balsamo no, perché c'è il silicone anche qua. Camomille e miele non vanno bene perché comunque c'è il silicone. Vediamo questi qua, ultra dolce bambini, ci sono un sacco di peg e robacce, quindi comunque meglio scegliere in tutti quelli bambini, ci sono un sacco di peg, quindi meglio quelli là che vi ho detto io. E questo qua, vaniglia e papaya. Controlliamo anche questo, vaniglia e papaya. Quaternium 80 purtroppo, quindi bocciati tutti e due, ahimè. Madreperla, controlliamo anche questi. Allora, lo shampoo camide e comunque c'ha pure tutti questi conservanti che non vanno bene. Qua c'è il Quaternium 80, quindi silicone, bocciato. Veniamo a questi qua puliti e brillanti che alcune ragazze ci segnalavano perché questi qua sono senza siliconi e parabeni. Allora, il balsamo puliti e brillanti, ragazze, questo qua praticamente inizialmente l'Inci è buono e sembra proprio che sia buono perché non ha comunque ingredienti dannosi. Controllalo anche tu, io sto facendo in fretta quindi spero che non mi sfugga nulla. E questo è lo shampoo senza siliconi e senza parabeni, sempre puliti e brillanti. Ok, grazie per la conferma Nancy. Questo qua, sai che quattro occhi sono meglio di due, come si suol dire. Anche questo qua mi sembra proprio buono, lo shampoo, quindi direi di prendere anche lo shampoo. Ragazzi, come avete visto, io sono veramente sincera, onesta, sono qua veramente, rischio di andare in galera e di farmi arrestare. Non faccio nessuna collaborazione, non è assolutamente un video in collaborazione di Garnier, se no lo potrei. Perciò abbiamo voluto far vedere tutti quelli anche che non vanno bene. Sì, che non vanno bene, soprattutto che non vanno bene, perché spesso sul mio blog o nei video faccio vedere quelli promossi, però perché veramente sono promossi e sono buoni. Sapete che io parlo solo bene dei prodotti che mi piacciono, male di quelli che non mi piacciono, non me ne può fregare di meno di niente. Lasciatevi tanti like, tanti pollici in su, se volete il video recensione, io li provo e vi farò una recensione super mega galattica di tutti i shampoo e balsami Garnier. Yeah! Io vi dirò la mia opinione sui capelli grassi. Che bellezza, io vi dirò, ma nessuno te l'ha chiesto, no, ci interessa, voglio. Vi mandiamo tanti baci, ciao!